Cesara Buonamici, la famosa giornalista e opinionista del Grande Fratello, si trova al centro di una vicenda familiare dai contorni drammatici. Il fratello minore, Cesare Buonamici, è stato denunciato con l'accusa di stalking e ora è stato rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale di Firenze. Il processo dovrebbe iniziare il 2 ottobre 2025. Secondo la procura, l'imprenditore oleario avrebbe molestato e prevaricato la sorella e suo marito a causa di divergenze sulla gestione della proprietà di famiglia sulle colline di Fiesole. Le molestie sarebbero iniziate nel 2020 e avrebbero causato un grave pregiudizio morale ed economico alle vittime. Tra gli episodi di molestie, Cesare Buonamici avrebbe deviato le telecamere dell'azienda per spiare la sorella, tentato di accedere ai conti correnti bancari e opposto resistenza al matrimonio di Cesara con Joshua Kalman. Inoltre avrebbe modificato il citofono della proprietà e si sarebbe impossessato di una stanza adibita a guardaroba. Cesare Buonamici, 60 anni, è il fondatore dell'azienda agricola di famiglia e presidente di Coldiretti Firenze e Prato. Figlio di nobili origini, insieme a Cesara, ha gestito l'impresa che si occupa principalmente di produzione di olio. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica e gettato ombre sulla famiglia Buonamici, nota per la sua reputazione.